buonasera a tutti, sono Cella, dermatologo, e sostituisco nell'introduzione di questo corso il professor Ravelli, che per ora, per impegni col direttore generale, non è ancora potuto venire. Questo corso, che è rivolto soprattutto ai pediatri, soprattutto agli specializzanti in pediatria, si articolerà attraverso una carrellata delle lesioni elementari in dermatologia che sarà svolta dal dottor Villizzo. Poi verrà la parte più interessante di questo piccolo corso, che sono casi clinici presentati dagli specializzanti che frequentano appunto i nostri ambulatori. Sono casi che loro hanno, che abbiamo visto insieme a loro presso il nostro ambulatorio, che loro descrivono, e vedete che sono molto, molto interessanti. Infine parlerò io facendo una carrellata di quadri dermatologici particolari, facendo vedere come il segno cutaneo può indirizzare rapidamente verso diagnosi, verso percorsi diagnostici e terapeutici successivamente ben precisi, senza fare esami inutili. Adesso do la parola al dottor Gianmaria Villizzo, che ci parlerà appunto delle lesioni elementari in dermatologia e della loro valutazione. Buongiorno a tutti, io ho il difficile compito di rendere interessante uno speech che invece è molto molto difficile, perché la semeiotica dermatologica non è facile, ma va conosciuta. La semeiotica è la corretta descrizione, permette la corretta descrizione di una condizione cutanea, e conoscere le lesioni elementari permette di caratterizzare la malattia cutanea, di intuirne le caratteristiche istologiche, e poi consente una buona comunicazione tra medici, non solo tra dermatologo e dermatologo, ma magari anche tra dermatologo e patologo, oppure tra il consulente del dermatologo e il clinico che ha in carico il paziente. Le lesioni elementari sono molte, si dividono in primitive, sono la diretta espressione del processo patologico cutaneo, e sono le macule, le papule, nodulo, vescicola, ponfo e pustola. La grossa differenza tra queste lesioni, la prima grossa differenza, è che le macule non sono palpabili e le altre sono palpabili. Nel nostro speech non ci sarà tempo di parlare specificamente delle lesioni secondarie, che sono le evoluzioni o esito del processo iniziale, e delle primitive secondarie come la sclerosi e l'atrofia. Farò una carrellata delle lesioni primarie, portando ad esempio alcuni casi clinici non per forza importanti, ma interessanti anche per il pediatra nella sua attività quotidiana. La prima difficoltà che si riscontra nel parlare delle lesioni elementari è che non tutti i testi sono concordi nel valutarle. Qui vi ho fatto un esempio dei tre testi più importanti della dermatologia clinica, e descrivono per esempio la papula in maniera diversa. Può essere descritta come una lesione piccola meno di un centimetro, placca se superiore al centimetro secondo il test Bologna, ma le dimensioni sono diverse negli altri testi, e addirittura nel test RUC ci sono tre categorie di dimensioni. Stessa cosa per il nodulo, dove alcuni libri danno una descrizione molto più generica, come una lesione fissa di una spessa e profonda rispetto alla papula, e altri testi danno una valutazione anatomopatologica, distinguono il nodulo in epidermico, dermoepidermico oppure sottocutaneo. Anche sulle dimensioni non c'è concordanza. Fortunatamente noi abbiamo anche una scuola italiana, e quindi mi riferirò a quella, e nella descrizione delle lesioni elementari. Non solo è importante la natura della lesione elementare nel descrivere una eruzione cutanea, ma anche è importante come queste lesioni si raggruppano, come si configurano. Non è sufficiente con vedere una singola lesione elementare per fare diagnosi. Infine, ulteriore difficoltà è quella che non ci sono termini nei testi non condivisi: tuberculi, dunulosità, vegetazione, gomme, che non sono condivise da tutti gli autori.
Per fare un esempio di come la topografia è importante nel fare una diagnosi dermatologica, se vediamo un bambino come questo, lo possiamo descrivere come un bambino con delle placche eritematose sormontate da squame biancastre che hanno come caratteristica bordi netti. Questo non ci permette di fare diagnosi se non aggiungiamo delle altre caratteristiche. Vediamo che le stesse placche sono distribuite in zone caratteristiche come retro auricolari oppure dietro i gomiti e distribuite simmetricamente, questo ci permette di fare una diagnosi di psoriasi. Se dovessimo descrivere questo bambino, ha un'altra, sicuramente un'altra dermatite, però al momento guardandolo solo sul volto lo dobbiamo sempre descrivere con un bambino con presenza di placche eritematodesquamative, però questa volta a bordi sfumati, ma abbiamo bisogno di valutare la topografia di queste lesioni, che in questo caso sono prevalentemente alle pieghe e simmetricamente distribuite, per fare una diagnosi di dermatite atopica. Quindi, cominciando la nostra carrellata, parlerò prima della macula. La macula è l'unica lesione elementare che non palpabile ed è quindi una modificazione circoscritta del colorito cutaneo. Possono essere macchie rosse, eritematose o pigmentarie. Se la dimensione è maggiore di un centimetro si parla di chiazza. L'esempio tipico della macula eritematosa sono gli esantemi, che istologicamente sono un'iperemia dei capillari arteriosi, e quindi alla vitropressione, se premiamo con un vetrino la cute, la lesione scompare. Possono essere rash da farmaco e rash virali, in questo caso da morbillo. Quando il rash è sia maculoso che papuloso e le lesioni confluiscono, si parla di appunto rash morbilliforme. Valutare gli esantemi non è facile. Nei bambini è molto più comune l'esantema da agenti biotici, da iniezione, che la reazione da farmaco, ma l'identificazione non è agevole ed è molto importante fare una corretta anamnesi. In via generale, il rash da farmaci è un prurito più costante e intenso, è meno comune la febbre, le linfadenopatie e l'epatosplenomegalia. L'esordio è diverso, parte dal tronco per poi andare agli arti e si risolve con desquamazione. La tonalità è più spesso rosso-vinosa e più raramente coinvolge le mucose, ma queste non sono regole assolute. Rash da farmaco insorge 7-14 giorni dopo l'assunzione del farmaco, le penicilline, sulfamidici e le cefalosporine sono quelli che più frequentemente danno esantema, ma qualsiasi farmaco, si è calcolato che circa nell'1% dei casi di qualsiasi assunzione di farmaco sia un esantema. La cosa importante è che questo esantema risolve in 7-14 giorni anche senza interrompere la somministrazione, che quindi non è obbligatorio. Si valuta l'opportunità clinica di interrompere la somministrazione del farmaco. Nella foto vedete un rash lievemente diverso: quando il rash è solo maculare, di piccole macule rosa, si chiama rash roseoliforme. E i farmaci possono dare qualsiasi tipo di rash. Il rash biotico, invece, dopo infezione, insorge dopo qualche giorno di febbre, di solito quando il bambino sfebbra. L'esantema e inizia quasi sempre dal volto e con progressione cefalo-caudale. Solo quello della scarlattina risolve con una desquamazione importante. E mentre non è sempre facile, anzi molto spesso impossibile, capire dal tipo di rash che uno ha quale tipo di infezione ci sia stato, quale tipo di farmaco abbia assunto, talvolta esistono esantemi che invece hanno un'apparenza clinica caratteristica, e queste quattro foto sono un'unica manifestazione clinica molto comune nel bambino, e si tratta della pityriasi rosea di Gibert, che è una malattia esantematica molto comune con una morfologia molto caratteristica. È una malattia che si risolve spontaneamente, non è pericolosa, l'eziologia è non certa ma molto probabile una riattivazione degli herpes virus 6 e 7. La particolare è che ha un'apparenza clinica caratteristica. Prima compare una chiazza madre che dura da sola per 1-2 settimane. E questo vi do una clue che i dermatologi sanno, magari il pediatra no. Se guardate con molta attenzione, questo orletto desquamante con il bordo libero sollevato verso l'interno è un orletto desquamante che divide il contorno più rosso da un interno più rosa e atrofico, ed è caratteristico della pityriasi rosea. Quindi è una clue per distinguerla, ad esempio, da una tinea. Segue alla fase della chiazza madre una fase esantematica con chiazze ovali di dimensioni ridotte, con colorito rosso-brunastro, con questa distribuzione di solito al tronco e alla radice degli altri, che si
chiama ad albero di Natale, secondo le linee di tensione della cute. Dopo 6-8 settimane, ma a volte anche dopo più tempo, avviene la guarigione. La terapia non è importante, non è necessaria, comunque dare una terapia sintomatica come antistaminica non velocizza la guarigione. Un'altra cosa che si vede frequentissimamente nei nostri ambulatori è l'ipomelanosi post-infiammatoria. Qua parliamo di macule e chiazze invece ipopigmentate. Sono leucodermie post-lesionali, l'infiammazione di alcune malattie infiammatorie come la psoriasi, la dermatite atopica o anche dopo un trauma, causa la parziale perdita di melanina e questo può rimanere, di solito si risolve alla successiva esposizione solare, ma talvolta rimane come esito fisso. Una particolare forma di ipopigmentazione post-dermatitica è la pitiriasi alba, invece, che è caratteristica della dermatite atopica ed è conseguenza della cute molto xerotica. Si evidenzia a fine estate, o appunto nei soggetti atopici, sul volto e sugli arti, cui la pelle molto secca porta via la melanina in chiazze, lasciando queste chiazze biancastre. Chi ha frequentato il nostro ambulatorio a settembre-ottobre ha visto arrivare una pletora di bambini con le macchie bianche e molto spesso in trattamento antimicotico con antimicotici topici che ovviamente in questa condizione non hanno nessuna efficacia. Questo perché la cosa che dobbiamo diffondere è che ci sono alcuni falsi miti. Questo non è un fungo, funghi bianchi sulla cute non ce n'è, tranne forse gli esiti della pitiriasi versicolo, e trattarla con un antimicotico non ha nessun effetto. E l'altro mito da sfatare è che questo sia conseguenza dell'applicazione di steroidi topici prevalentemente sul volto. In realtà, più si cura bene la dermatite atopica, meno probabilità ci sono di avere queste chiazze a fine estate. La risoluzione c'è con il passare del tempo durante l'inverno per la perdita dell'abbronzatura e quindi la cute ritorna uniforme. Per quanto riguarda invece un esempio di macchia di macula iperpigmentata, la più tipica è la macchia caffè latte, che è una condizione congenita acquisita molto molto comune nella popolazione generale. Il numero dei melanociti è normale, quindi non è un nevo, semplicemente c'è più melanina nei cheratinociti. Colpisce il 10-20% della popolazione, ma come sapete probabilmente tutti, se queste macchie sono numerose, in numero maggiore di 6, diciamo più di mezzo centimetro in età prepuberale e più di un centimetro e mezzo in età postpuberale, e soprattutto in un bambino come questo che presenta a un occhio esperto alcune altre caratteristiche come le bozze frontali prominenti e un certo aumento della circonferenza cranica, dobbiamo sospettare una neurofibromatosi. Passando il tempo, il pattern fenotipico della neurofibromatosi diventa più evidente, i bambini più grandi hanno anche il freckling, in questo caso alle pieghe ascellare e addominale, e dopo la pubertà compaiono i neurofibromi. In questo caso vedete neurofibromi diffusi agli arti e un neurofibroma plessiforme in regione femorale. Passando poi invece alle lesioni palpabili, la lesione più importante è la papula, e quando la papula è più di un centimetro si chiama placca, e possono essere delle iperplasie, degli spessimenti sia dell'epiderme, sia del derma, sia dermoepidermica. La più comune che si vede nei nostri papula, che si vede nei nostri ambulatori, è il mollusco contagioso, una virosi cutanea benigna e autolimitante, ma molto contagiosa, e le lesioni hanno questa ombelicatura centrale e sono appunto molto palpabili, molto dure al tatto. Si trasmettono per contatto diretto e hanno un'incubazione molto lunga, da 2 settimane fino a 6 mesi, e si tolgono curettandole in maniera molto semplice o applicando dei caustici, considerando il fatto che quasi sempre dopo il primo trattamento ci sono lesioni incubate, quindi il bambino dovrà essere rivisto a distanza di tempo per continuare la terapia. Anche le verruche sono papule epidermiche iperkeratogiche e sono causate dai papilloma virus, hanno una trasmissione meno facile del mollusco contagioso, ma sono anche più difficile anche la terapia. Una caratteristica che ci aiuta a riconoscerla è la presenza dei capillari trombizzati, che sono i puntini neri all'interno delle lesioni. Ci tengo a parlarvi un attimo delle verruche perché volevo parlarvi di un attimo della terapia. La terapia dei virus è sempre distruttiva,
può essere chimica, utilizzando vari tipi di prodotti di acidi che cuociono la pelle, che desquamano e fanno cadere la verruca, e sono i trattamenti che richiedono tempo ma sono indolori. Esistono poi invece terapie fisiche per i quali i pediatri, soprattutto sul territorio, spesso ci mandano i bambini, come la crioterapia o meno frequentemente l'utilizzo della termocoagulazione e dei laser, che però sono trattamenti che hanno una scarsa compliance perché sono dolorosi. E se noi valutiamo il fatto che le verruche sono lesioni benigne e autorisolutive nel tempo, che hanno un lungo tempo di incubazione, quindi rischi di finire di trattarne una e ne vedi comparire un'altra, e che la recidiva dopo una guarigione clinica è altissima, vale sempre la pena spendere qualche minuto a spiegare per bene come fare la terapia chimica, che è meno dolorosa e più ripetibile nel tempo. Infine, tra le malattie formate da papule, volevo parlarvi di una cosa che una volta che la si riconosce entra nel proprio bagaglio diagnostico, ed è il lichen striatus, che è una dermatite infiammatoria autolimitante e benigna, ma ad eziologia sconosciuta, e che preoccupa sempre molto le mamme. Compaiono queste papule cheratosiche brunastre che confluiscono in placca lineare lungo un arto, arto superiore e arto inferiore. Hanno un'evoluzione, evoluiscono prima in una prima perdono il colore, rimangono papule incolori, poi diventa una chiazza ipopigmentata e poi va in soluzione in 3-24 mesi senza bisogno di terapia. Dopo la papula parleremo del nodulo, che è un'entità che è veramente mal definita anche nei libri di testo. Si parla di nodulo quando sia una lesione sottocutanea, ma in alcuni testi anche sopra la cute, grossa, maggiore di un centimetro, tendenzialmente tonda, e come concetto generale contenuto non liquido, e può essere sia tumorale che infiammatoria. Quello che capita nei nostri ambulatori, il nodulo più frequente, è la cista epidermoide, che sono dei tumori del follicolo pilosebaceo molto, molto lenti, benigni, che vengono dopo la pubertà. Si forma una capsula, una parete della struttura dell'epidermide, la parete della struttura dell'epidermide, vengono materiale cheratinico e sono mobili sui piani cutanei, hanno una consistenza duroelastica e, se ben lo si guarda, hanno un osteo follicolare, cioè il buchino del follicolo pilosebaceo da cui originano. Sono frequenti sul viso, tronco e collo, e la terapia è sempre exeresi chirurgica. L'altra condizione molto comune nei nostri ambulatori invece è il pilomatricoma, un po' meno riconosciuto, ed è un tumore benigno derivato dalla matrice follicolare. A differenza della cista, viene nei primi anni di vita, prime due decadi, e è un nodulo di consistenza molto dura, calcifico, e se lo si guarda attentamente non ha nessun osteo follicolare. È talmente duro che, se si comprime la cute, questa formazione sottocutanea incide la pelle, quello che si chiama il segno della tenda, perché ha una forma di solito poligonale. E un'altra caratteristica è quello che all'ecografia, che noi eseguiamo sempre prima di asportare qualsiasi lesione cutanea, forma questo caratteristico cono d'ombra, essendo il nodulo calcifico. Quindi si possono distinguere questi due noduli sulla base dell'insorgenza diversa della clinica. Il pilomatricoma è molto molto duro e non ha l'osteo follicolare, e dall'aspetto ecografico il cono d'ombra ci permette di individuare meglio il pilomatricoma. La terapia è chirurgica in entrambe le lesioni. Il ponfo invece è un'altra lesione elementare molto particolare, perché è l'unica lesione elementare che è caratteristica di una precisa malattia, cioè dell'orticaria. È una rilevatezza della cute, bianco porcellana o rosa rosso, che ha la caratteristica di essere duro, elastica e fugace, ed è causata da una vasodilatazione capillare e edema del derma papillare medio. L'orticaria è un'eruzione caratterizzata appunto da lesioni eritematoponfoidi e più o meno associate ad angioedema. Si divide in maniera artefatta in acuta, con una durata di meno di 6 settimane, e cronica maggiore di 6 settimane. Non voglio addentrarmi nella spiegazione patogenetica dell'orticaria, molto molto complessa. Dico solo che gli effetti dell'istamina sono effetti sul prurito, sull'edema, e possono causare broncospasmo, ma mi interessava farvi vedere che nella maggior parte della popolazione pediatrica l'orticaria che noi incontriamo è l'orticaria acuta. Quindi vi volevo dare due
due istruzioni comuni da condividere con noi per quando vediamo un bambino con un nuovo caso di orticaria. Le cause di orticaria acuta sono prevalentemente infettive, quindi è perfettamente inutile fare esami allergologici al primo giro o mandare il paziente subito in pronto soccorso. Di solito sono infezioni delle vie respiratorie, virus o batteriche, meno frequentemente possono essere causate da farmaci come i FANS o le penicilline e ancora meno frequentemente da alimenti tramite allergie, IgE mediate o pseudoallergie. La pseudoallergia è la orticaria delle feste di Natale, quando uno mangia un sacco di cibi che contengono istamina o fanno rilasciare istamina e quindi non dipende dalla qualità del cibo assunto ma dalla quantità. Qui c'è un elenco dei cibi ricchi di istamina e di quelli che contengono tiramina o sostanze istaminoliberatrici. Quindi questa è la flowchart che usiamo al Gaslin in caso di orticaria acuta, insorgente di orticaria. Se le manifestazioni cutanee sono modeste, di breve durata e non ci sono sintomi associati, non ci sono problemi respiratori o broncospasmi e non è evidente un fattore scatenante, non è necessario fare accertamenti, si fa una terapia e follow-up a domicilio. Se invece si riconoscono i sintomi associati, c'è un fattore scatenante evidente, si elimina il fattore scatenante e anche lì si instaura terapia e visita di controllo. L'accesso all'OBI, l'accesso in pronto soccorso, deve essere riservato a quelle manifestazioni cutanee importanti con presenza di sintomi magari respiratori associati e con un non evidente fattore scatenante. In quel caso si fanno almeno gli esami di primo livello, quindi si fanno i foci infettivi e gli esami allergologici. La terapia dell'orticaria acuta è abbastanza semplice, si usano gli antistaminici di seconda generazione, c'è molto molto letteratura sulla cetirizina, ma in realtà si possono utilizzare tutti, bisogna sapere che devono essere utilizzati continuativamente per coprire il tempo medio di un'orticaria acuta che è 2-3 settimane e bisogna sapere che si può aumentare la dose fino a 4 volte oltre a quella scritta sul libretto. I corticosteroidi però vanno invece limitati ai casi di orticaria diffusa e angioedema. Andando avanti vi parlerò delle vescicole. Le vescicole sono delle raccolte di liquido sieroso intraepidermico, piccole, meno di mezzo centimetro, ed evolvono in croste e opustole. Se sono maggiori di un centimetro si chiamano bolle e possono avere anche un profondità maggiore sulle bolle dermoepidermiche, ad esempio come succede nelle ustioni o nelle malattie bollose autoimmuni. Vi faccio vedere tre foto da vescicole molto molto piccole in regione pettorale a vescicole con croste sul viso di questo bambino e a vescicolette di medie dimensioni sul dorso di quest'altro bimbo. E sono tre cose differenti, ma la prima è una dermatite allergica da contatto. Questa bambina ha una reazione da disperso giallo, che è il colore del costume che aveva messo. Sono reazioni linfocite mediate di tipo quarto. Le più frequenti allergie sono a metalli, conservanti, fragranze e coloranti e si identificano utilizzando i patch test, cioè test epicutanei, applicando le sostanze sulla schiena, valutandole dopo 2 e poi 3 giorni e valutando se si è riprodotta la reazione. L'altra foto era un ustione solare molto semplice, se l'ustione è importante o dopo l'eritema c'è un ustione di secondo grado, la terapia è molto semplice, impacchi freddi e steroidi a bassa potenza. Invece l'ultimo caso è un'impetigine, si vedono alcune vescicole ancora intatte, per il resto si vedono croste. Ogni volta che c'è una crosta mielicerica, cioè color miele, si è di fronte a un'impetigine. Le cause sono stafilococchi e streptococchi e la terapia, benché spesso si dia per comodità un antibiotico sistemico, potrebbe essere sufficiente utilizzare saponi antisettici ed eventualmente antibiotici locali. Vi faccio un esempio di bollose autoimmuni che sono rare nel bambino, sono rare anche per noi, quindi nella pratica del pediatra lo saranno ancora di più. Queste sono malattie del gruppo del pemphigoide, la malattia IgA lineare è quella lievemente più comune nel bambino, ma si parla di 2 casi per milione di persone.
all'anno, ed è una malattia bollosa autoimmune della giunzione dermoepidermica, cioè si producono degli anticorpi che attaccano la giunzione dermoepidermica formando bolle. E la diagnosi si fa con la immunofluorescenza diretta, riscontro di una banda di IgA lineare alla giunzione e indiretta sull'istologia. Il problema sono malattie croniche, ma di solito nel corso di qualche anno passano, e il problema è se hanno questa intensità clinica, perché questa bambina andava trattata come un grande ustionato. La terapia di solito è delta cortene, a questa particolare dermatosi IgA lineare è molto responsiva al tapsone. Dopo alcuni mesi questo è il risultato con gli esiti ipercronici. Infine, per finire, vi parlo delle pustule. Le pustule sono lesioni, come dice la parola, sudato purulento. Possono essere primitivamente pustole oppure evoluzione di vescicole, esitare in crosta, e di solito la guarigione, visto che sono superficiali, avviene senza esiti. In realtà è talmente comune la follicolite batterica che non avevo una foto nostra, non è una cosa che non fotografiamo. La cosa classica, questa è una follicolite molto forte, è la pustola giallo-bianca circondata da alone rosso, ma è quella che comunemente si vede d'estate sotto il costume dei bambini, le singole pustole che sono favorite da sudorazione e sfregamento ed è un'inoculazione dello stafilococco aureus. Anche in questo caso saponi antibatterici e antibiotici topici sono risolutivi. Per quanto riguarda invece le vescicole che si trasformano in pustole, tipico è quella l'infezione erpetica ricorrente. L'herpes virus è un virus ubiquitario, ma il 20% dei soggetti sviluppa delle recidive. Ci sono i prodromi, da tutti voi conosciuti, formicolio, bruciore, seguito appunto dalla comparsa di vescicole, pustole e poi erosioni. L'evoluzione è una o due settimane, la terapia, non tutti lo sanno, ma non c'è nessun studio che valida l'utilizzo degli antivirali topici, quando non... forse se si vengono già applicati nella fase prodromica, quindi è più utile applicare un antibiotico topico per non avere sovrainfezioni batteriche. Per quanto riguarda invece le pustole amicrobiche, cioè le pustole dopo malattia infiammatoria, questa è un'altra cosa molto rara che vi cito solo per dire che esiste, sono le psoriasi pustolose, sono una rara forma di psoriasi con pustole biancastre sempre sterili. È rara nell'infanzia, eccezionale in età neonatale, di solito un esordio esplosivo, talvolta la prima manifestazione di psoriasi nel bambino, e di solito è una malattia che si associa a febbre, malessere e anoressia. Con questo ho concluso la mia carrellata, vi ringrazio per l'attenzione e vi introduco la fase del corso con i casi clinici, vi introduco la dottoressa Lucia Martino, che vi parlerà di farà un interessante speech su intitolato Quello che le figlie non dicono. Buonasera a tutti. Il caso che sto per presentarvi è quello di Chiara. Chiara è una ragazzina toscana di 15 anni che giunge per la prima volta alla nostra attenzione per la comparsa da circa 2 anni di lesioni eritematose a livello del volto, del tronco e degli arti. Ma ancor prima di poter approfondire l'anamnesi, veniamo travolti dai genitori di Chiara, che cominciano a mostrarci le immagini di Chiara e delle sue lesioni negli ultimi 2 anni. I genitori di Chiara appaiono effettivamente molto turbati dalla situazione che la figlia sta vivendo nell'ultimo periodo e ci implorano di poterli aiutare. Quando finalmente riusciamo ad incanalare un po' il flusso di parole di questi due genitori, andiamo a fondo nell'anamnesi, scopriamo che queste lesioni sono quindi insorte da 2 anni, presentano un carattere recidivante, soprattutto insorgono improvvisamente senza apparente sintomatologia associata, in apiressia, e sembrano regredire parzialmente durante il periodo estivo. Chiara ha già effettuato numerosi accertamenti presso altre sedi e gli esami ematochimici finora effettuati sono risultati negativi, compreso lo screening per l'autoimmunità.
Inoltre sono state avanzate diverse ipotesi diagnostiche, quali un'impetigine su lesioni pregresse, quali un'infezione da herpes simplex di tipo 1 e un'infezione da herpes zoster, per cui Chiara ha effettuato una terapia antivirale con scarso beneficio. E queste sono le lesioni di Chiara alla nostra valutazione clinica. Come possiamo ben notare, si tratta di erosioni, si tratta di aree discromiche presenti in particolare a livello del volto, di forma quasi bizzarra, soprattutto considerando la lesione lineare a livello palpebrale sinistro e la lesione di forma triangolare a livello invece frontale destro. E poi vorrei parlarvi di un'altra visita, forse di un'altra storia. È un lunedì mattina, qualcuno dal pronto compone il 2208 chiedendoci una gentile consulenza di una ragazza siciliana che dopo 16 ore di viaggio è giunta alla nostra attenzione per ricevere l'ennesimo parere. L'ennesimo parere in merito a delle eruzioni cutanee comparse da circa un mese. In anamnesi patologica remota nulla di rilevante da segnalare, se non un'artrite reumatoide nel padre. Chiara si presenta, Marta si presenta alla nostra attenzione anche lei con un plico di esami e ha effettuato infatti esami ematochimici e tamponi cutanei per germi comuni e per miceti presso altre sedi, tutti i risultati nella norma. Durante l'ultima valutazione clinica sono state avanzate tre ipotesi diagnostiche, ovvero quelle di una vasculite bollosa, di un penfigo o penfigoide e di una dermatite artefatta, per cui a Chiara e alla sua famiglia è stato proposto un ricovero, che però la famiglia ha rifiutato, intenzionata a ricevere un secondo, o forse sarebbe meglio dire un terzo, un quarto, un quinto parere. E queste sono le lesioni di Marta. Come potete ben vedere, quindi queste lesioni erano presenti solo ed esclusivamente a livello del tronco, in particolare a livello della regione mammaria e della regione addominale. Presentavano un aspetto ovalare, rotondeggiante, e in diverse fasi evolutive. Inizialmente si presentavano di un colorito rosso violaceo, poi tendenti a formazioni bollose e con un aspetto microvescicolare perilesionale. Dunque, ricapitolando, da un lato abbiamo Chiara, dall'altro abbiamo Marta. Ciò che accomuna le due ragazze è sicuramente la fase della vita che stanno vivendo, quindi il periodo adolescenziale. Ciò che le accomuna sono sicuramente due genitori molto ansiosi e preoccupati della situazione che le figlie stanno vivendo. Ciò che le accomuna è il plico di esami che portano alla nostra attenzione e ciò che le accomuna è anche un'area di quasi di astuta innocenza che le due ragazze presentano, il cosiddetto Mona Lisa Smile. Ma soprattutto ciò che accomuna le due ragazze sono le lesioni cutanee. Infatti, colpisce la particolare sede di insorgenza delle stesse, nel caso di Chiara a livello del volto, del tronco e degli arti superiori, nel caso di Marta esclusivamente a livello della porzione anteriore del tronco. Quindi in entrambi i casi queste lesioni presenti in zone del corpo facilmente raggiungibili dalla mano del soggetto. Inoltre, in entrambe l'esordio è stato improvviso, recidivante e soprattutto senza che nessuno avesse potuto testimoniarne l'insorgenza. In entrambe presentano una forma bizzarra, geometrica. In Chiara abbiamo potuto vedere questa forma lineare, in Marte invece abbiamo visto queste forme ovalari che si ripetevano. E soprattutto, pur sforzandoci, non siamo riusciti a ricondurre questi quadri a nessun quadro dermatologico noto. A questo punto, mettendo assieme tutti i diversi tasselli, a noi un'idea è venuta, si è accesa una lampadina e abbiamo fatto diagnosi di dermatite artefatta o autoprovocata o patomimia. Vi chiederete come sia andata a finire la faccenda. Nel caso di Chiara, abbiamo convenuto separatamente con i genitori,
consigliando di avviare una presa in carico presso il proprio territorio e previa ovviamente valutazione neuropsichiatrica. Dopo alcuni giorni abbiamo ricontattato la famiglia, soprattutto volendoci accertare che la presa in carico fosse avvenuta. E con grande nostro stupore abbiamo appreso che non solo Chiara aveva effettuato la valutazione neuropsichiatrica, ma soprattutto dopo alcuni giorni la nostra visita aveva confessato ogni cosa. E ammettendo che le lesioni erano autoprovocate, tutti i giorni, ogni giorno, nel bagno della propria scuola, servendosi semplicemente del polsino del proprio maglione, quindi tramite sfregamento. Ovviamente questo frutto di un grave disagio psicologico che la ragazza stava vivendo da circa 2 anni, probabilmente in seguito all'avvio della separazione dei propri genitori. Per quanto riguarda invece il caso di Marta, è andata un po' diversamente, ovvero i genitori inizialmente sconvolti della diagnosi e soprattutto forse molto delusi, hanno comunque acconsentito nell'effettuare il ricovero che le avevano proposto a domicilio e anche in questo caso, ricontattandoli a distanza di circa un mese, abbiamo appreso che il ricovero era stato effettuato, che anche una biopsia cutanea era stata eseguita al fine di escludere comunque la presenza di un pemfigo e pemfigoide, gli anticorpi antidesmogleina e gli anti-BP180 e 230 erano risultati negativi e soprattutto magicamente le lesioni erano scomparse. Quindi il messaggio che voglio lasciare con questa presentazione è che a volte quando ci si trova di fronte ad un quadro dermatologico dai tratti non così definiti e non così chiari, bisognerebbe forse porre l'attenzione su quello che le figlie non dicono, che i genitori purtroppo non comprendono e che a volte i medici trascurano. Però per fortuna questo non è stato il nostro caso, in quanto i nostri dermatologi ci hanno saputo vedere chiaro. Grazie a tutti. Lascio la parola alla mia collega Matucci per il prossimo caso. Buongiorno a tutti, sono Caterina Matucci Zeric e vi presento il caso di questi due gemellini, Andrea e Alberto, che si sono presentati alla nostra attenzione a 2 mesi di età per la comparsa di queste macule anulari a bordo eritematoso con una regione centrale lievemente atrofica, come potete vedere disposta a livello del tronco, dello scalpo, del dorso e degli arti. All'anamnesi fisiologica vediamo che Andrea e Alberto sono nati entrambi da gravidanza gemellare bicoriale biamniotica con un cesareo urgente da 31+4 settimane per un'ipertensione gravidica materna. Durante la gravidanza le sierologie della madre erano tutte negative, i bimbi sono nati con un basso peso e sono stati ricoverati in terapia intensiva con un ricovero che tuttavia si è svolto senza particolari problematiche cliniche, se non un'iperbilirubinemia transitoria trattata con fototerapia con pronta risoluzione. Venivano quindi dimessi a 36 settimane e nel mese a domicilio non presentavano problematiche cliniche di rilievo. All'anamnesi familiare scopriamo invece che la madre era affetta da una connettivite mista caratterizzata da un pattern anticorpale con positività per antinucleo ad alto titolo e per antiribonucleoproteina. Patologia per la quale la madre era stata trattata in gravidanza con idrossiclorochina, mentre le altre terapie erano state poi somministrate invece per l'importante ipertensione materna. Quindi, data l'anamnesi materna e data la caratteristica clinica dei gemelli, nell'ipotesi di un lupus neonatale, richiedevamo l'esecuzione di un ECG risultato nella norma per entrambi i gemellini e di esami ematici con funzionalità epatorenale e il profilo anticorpale. E sia gli ANA che gli anti-RNP risultavano positivi in entrambi i gemelli. Pertanto si confermava la diagnosi di lupus eritematoso neonatale e i bimbi venivano dimessi unicamente con una terapia emolliente topica e con una fotoprotezione dal momento che eravamo nei mesi estivi.
Questo è il controllo clinico a 6 mesi d'età e, come vedete, in un gemello sono scomparse praticamente tutte le lesioni, nell'altro abbiamo ancora qualche piccola macula, ma le lesioni che vedete soprattutto a livello del volto sono invece lesioni da dermatite atopica insorte successivamente, per le quali poi sono stati trattati con un topico. Quindi vi dirò adesso due parole sul lupus neonatale, che è un disordine autoimmune acquisito, quindi quello che è importante sottolineare è che non è un lupus vero e proprio del bambino, ma è semplicemente dovuto al passaggio transplacentare di anticorpi materni che causano poi il fenotipo clinico nel bambino. La probabilità nelle madri che presentano questi anticorpi di avere un primo figlio affetto da lupus neonatale è del 2%, mentre è importante ricordare che se il primo figlio ha un lupus neonatale il rischio aumenta di 6-10 volte nelle gravidanze successive, quindi è sempre importante una diagnosi precoce nel primo figlio. La maggior parte dei casi, quindi più del 90% dei casi di lupus neonatale, sono dovuti al passaggio di anticorpi anti-SSRO o anti-SSBLA, tuttavia sono descritti in letteratura anche alcuni casi con solo di antiribonucleoproteina, come nel caso dei nostri gemellini. Nello specifico sono descritti solo 19 casi associati a questo profilo anticorpale. Quindi quello che è importante ricordare è che la dicitura lupus neonatale indica uno spettro di manifestazioni cliniche che sono accomunate dal passaggio di questi anticorpi, che non causano quindi una malattia, un lupus vero e proprio del bambino, ma soprattutto possono essere secondarie a differenti malattie della madre, quindi non solo a un lupus materno, ma anche una sindrome di Sjögren, una connettività mista, come nel caso della mamma dei gemelli, una connettività indifferenziata, un'artrite reumatoide. È importante anche ricordare che talvolta si può avere una positività per gli anti-SSA anche in madri asintomatiche, in circa 5% della popolazione. Quindi, caratteristiche cliniche del lupus neonatale sono la presenza di manifestazioni reversibili a carico cutaneo, epatico, ematologico e rarissimamente del sistema nervoso centrale, o irreversibili, che sono ovviamente quelle più pericolose, che vanno sempre ricercate, che sono quelle a carico cardiaco. Come abbiamo visto, le manifestazioni cutanee sono caratterizzate da queste macule anulari eritematose con bordi rilevati, talvolta un po' infiltrati, con una desquamazione centrale, che insorgono tipicamente dopo circa un mese dalla nascita, in qualche raro caso sono presenti alla nascita, ma soprattutto la scomparsa coincide con la scomparsa degli anticorpi materni in circolo, quindi entro massimo un anno. Un'altra peculiarità che possiamo avere a livello dermatologico è proprio la presentazione con questa maschera con occhi che vengono definiti a procione o a gufo, con un interessamento del volto che si ha infatti nel 95% dei casi, un po' meno interessato allo scalpo e nel 25% dei casi tronco ed estremità. Sono lesioni fotosensibili, quindi al pari delle lesioni cutanee del lupus eritematoso sistemico, motivo per cui ai gemelli poi è stata data una fotoprotezione, e possono esitare con delle alterazioni pigmentate atrofiche o teleangiectasiche. Per quanto riguarda le altre manifestazioni, anche se reversibili, possiamo avere un transitorio aumento delle transaminasi, una colestasi, una epatosplenomegalia, così come a livello ematologico possiamo avere un'anemia, soprattutto una neutropenia, transienti, meno frequentemente una gastrinopenia e un'anemia. Le alterazioni a carico del sistema nervoso centrale sono aneddotiche, con descritte macrocefalia e idrocefalo, che sono però molto molto rare. Venendo invece alle manifestazioni irreversibili, sono ovviamente quelle più preoccupanti e che vanno assolutamente identificate, dal momento che si può avere lo sviluppo di un blocco atrioventricolare, che poi va dal primo grado invece a un blocco completo, su un cuore che è strutturalmente normale. Le manifestazioni si possono avere già in utero con una bradicardia fetale, motivo per cui è importante screenare le madri con ecografie fetali già a partire dalla 16ª settimana, dal momento che questo blocco si sviluppa a partire più o meno dalla 18ª settimana di gestazione. Ovviamente l'interessamento cardiaco, se è importante con un blocco atrioventricolare completo, può dare delle importanti complicanze già in utero, come una cardiomiopatia dilatativa, un'itrope fetale, uno scompenso che possono portare poi a un cesareo d'urgenza. Questo ovviamente per quanto riguarda lo spettro degli anticorpi anti-SSAB, che sono quelli più descritti in letteratura. Mentre per quanto riguarda il passaggio degli antiribonucleoproteina,
che, come ho detto, sono pochissimi casi descritti, fino a pochi anni fa si credeva che questi non andassero a incidere sul miocardio. Invece è stato ci sono due lavori recenti che hanno descritto due casi di BAF completo in caso di madri unicamente anti-RNP positive. Quindi sicuramente è un aspetto che dovrà essere ancora approfondito, l'interessamento miocardico per le anti-RNP. Per quanto riguarda l'evoluzione e il trattamento, come detto, le manifestazioni cutanee ematologiche epatiche vanno incontro a risoluzione spontanea, mentre quelle cardiache vanno screenate precocemente dalla 16ª settimana e in caso di interessamento cardiaco purtroppo sono associate ad un'alta mortalità. Le opzioni in utero sono davvero scarse, quindi in caso di peggioramento clinico del feto, come visto in caso di idro di scompenso, può essere necessario un cesareo d'urgenza e un pacing d'urgenza subito alla nascita entro le prime 12 ore. Invece, se non sono presenti problemi cardiaci alla nascita, è sufficiente osservare i bambini per il mese successivo, dal momento che è stato visto che solo il 2% ha una diagnosi poi postnatale. Quindi basta un ECG alla nascita e poi dopo un mese è sufficiente per eliminare l'evenienza di un interessamento cardiaco. Per quanto riguarda la madre, invece, nel caso in cui essa non sia già in terapia con idrossiclorochina per una connettivopatia sottostante, è comunque consigliata l'idrossiclorochina a 400 mg die e ci sono diversi studi che ho elencato qui che sottolineano proprio l'esito favorevole dell'idrossiclorochina utilizzata in gravidanza prevenendo in lievissima parte lo sviluppo di blocco atrioventricolare. Risulta invece alquanto controverso l'utilizzo degli steroidi e delle immunoglobuline dal momento che gli studi non hanno assolutamente dimostrato una superiorità di questi trattamenti rispetto al non trattamento delle madri in gravidanza. Ovviamente con gli anti-SSA sempre, mentre con gli anti-RNP non ci sono degli studi a supporto di questa tesi, però è sempre consigliato comunque utilizzare l'idrossiclorochina anche con un anti-RNP. Quindi i take home message sono che il lupus neonatale è un disordine acquisito dovuto al passaggio transplacentale degli anticorpi materni. L'esame cutaneo ci permette una diagnosi precoce e soprattutto può aiutare anche per un corretto inquadramento materno nel caso in cui la diagnosi materna sia misconosciuta e la madre sia sintomatica, per poi avere una corretta prevenzione per una successiva gravidanza. Come detto, la parte cutanea epatica ematologica si risolve spontaneamente. L'interessamento cardiaco deve essere individuato durante la gravidanza immediatamente alla nascita e il ruolo preponderante ovviamente è degli anti-SSA, ma adesso sappiamo che sono importanti anche gli antiribonucleoproteina. Ovviamente gli anti-SSA, la madre deve essere sempre seguita con attenzione massima, però anche con gli anti-RNP, come abbiamo visto, si può avere un interessamento cardiaco e quindi è sempre necessario seguire questi bambini. E vi ringrazio per l'attenzione e introduco la dottoressa Monreale che farà la prossima presentazione. Buon pomeriggio a tutti, io vi parlo del caso di Luca, un bambino di 5 anni, in buona salute generale, con un'anamnesi familiare fisiologica non significativa, che presenta in acuto un dolore e una tumefazione a carico del ginocchio e del gomito di sinistra. Vengono negati traumi recenti, ma i genitori riferiscono nelle settimane precedenti un episodio di flogos alle alte vie. Esegue degli esami ematici che risultano nella norma, un'ecografia muscoloscheletrica che mostra una modesta falda di versamento nelle sedi articolari interessate e viene indicato un trattamento con FANS che Luca esegue per 10 giorni con risoluzione clinica. Ma dopo meno di un anno il bambino presenta nuovamente dolore e tumefazione, questa volta isolata al ginocchio di sinistra. Viene ripetuta un'ecografia articolare che mostra nel cavo popliteo una cisti di Becker e nel recesso sovrarotulo una falda di versamento liquido. Presso altro centro viene posto il sospetto diagnostico di un esordio di artrite idiopatica giovanile e viene seguito un trattamento infiltrativo a carico del ginocchio sinistro. Le cose sembrano andare bene, ma dopo 4 mesi Luca lamenta nuovamente dolore e tumefazione al ginocchio sinistro. Per tale motivo giunge per la prima volta presso il nostro istituto, presso l'ambulatorio di reumatologia pediatrica. Eseguiamo un'ecografia e successivamente una risonanza magnetica del ginocchio, che come vedete dalle immagini mostrano la presenza di una voluminosa cisti di Becker multilobulata.
Eseguiamo degli esami ematici che risultano non significativi, in particolar modo gli indici infiammatori sono nella norma e anche l'autoimmunità risulta negativa, ma quello che notiamo alla valutazione clinica è che Luca presenta delle lesioni cutanee, in particolar modo delle papule di colorito bianco-giallastro e di consistenza teselastica in regione glutea e ombelicale, delle placche in regione lombare destra e dei noduli in regione lombare sinistra, scapolare sinistra e femorale sia anteriore che mediale bilaterale. I genitori ci riferiscono che Luca ha iniziato a presentare le prime lesioni circa 2 anni e mezzo prima, quando il bambino era stato valutato da un dermatologo, diciamo presso il domicilio, che aveva posto diagnosi di nevo connettivale. E inoltre i genitori ci riferiscono che le lesioni negli anni sono incrementate sia in numero che in dimensioni. E per tale motivo decidiamo quindi di approfondire il quadro di Luca e di eseguire quindi una biopsia cutanea, che mostra dal punto di vista istologico degli sparsi infiltrati infiammatori cronici perivascolari a livello del derma superficiale e soprattutto quello che ci colpisce e che notiamo è la presenza di depositi interstiziali di mucina a livello del derma reticolare. Le caratteristiche cliniche e istologiche presentate dal bambino ci consentono di diagnosticare una forma di mucinosi cutanea dell'infanzia. Ma cosa sono le mucinosi cutanee? Sono un gruppo eterogeneo di patologie dermatologiche che si caratterizzano per un deposito di mucina o a livello del derma o dei follicoli piliferi. Possiamo distinguere delle forme primitive, anche chiamate idiopatiche, dove il deposito di mucina è il principale carattere istologico che può manifestarsi con una definita forma clinica, o forme secondarie dove la mucina non è altro che un epifenomeno istologico secondario ad altre patologie, in particolar modo patologie sistemiche, tra cui alcune patologie immunoreumatologiche come il LES e la dermatomiositite, ma anche malattie linfoproliferative o patologie tiroidee. In questa diapositiva vi riporto questa tabella che è tratta da una recente review che riguarda le forme primitive di mucinosi cutanei in età pediatrica. Come potete vedere, si tratta di una classificazione abbastanza complessa, sia per quanto riguarda l'esiguo numero di casi descritti, ma anche per l'eterogeneità delle varie forme cliniche. In questa tabella troviamo anche la mucinosi cutanea dell'infanzia, che è anche definita la forma localizzata di lichen mix edematoso, che in genere tende a manifestarsi come una forma cutanea isolata, quindi non si associa a sintomi sistemici, a differenza di altre forme, sempre di mucinosi primitiva, dove possiamo riscontrare altri sintomi sistemici. In particolar modo sono stati descritti febbre, febbricola, anche sintomatologia articolare, quindi artralgie, e talvolta anche riscontro di leucocitosi o linfocitosi agli esami ematochimici. Andando alla nostra forma, quali sono le caratteristiche cliniche? Si caratterizza per la presenza di papule multiple di dimensione variabile, asintomatiche, quindi questa è una caratteristica molto peculiare, quindi non sono non pruriginosi e né dolenti, che possono essere di colorito giallastro, eritematoso, anche biancastro, e si possono disporre in vari schemi, quindi lineari, raggruppate, possono essere anche confluenti in placche, possono essere bilaterali e nelle forme più estese anche generalizzate. E in genere più di rado le lesioni nodulari rappresentano il modello principale di presentazione e come già detto prima tende ad essere una forma isolata che non si associa a sintomi sistemici. Le localizzazioni più frequenti sono il collo, il tronco e l'estremità. L'eziopatogenesi rimane essere sconosciuta anche se in alcuni casi è stato ipotizzato un possibile background genetico. Il decorso in genere è un decorso persistente e stabile nel tempo, anche se in alcuni casi sono stati descritti da delle guarigioni spontanee delle lesioni con addirittura sviluppo progressivo di altre. La prognosi è una prognosi benigna, in genere non è richiesto alcun trattamento, sebbene nelle forme più estese è stato riportato l'utilizzo di trattamenti topici come corticosteroidi o inibitori della calcineurina con variabile successo. Quindi, in conclusione, la mucinosi cutanea dell'infanzia è una patologia molto rara in età pediatrica e pochi casi sono stati descritti finora. Questo ovviamente rende ancora più difficile la diagnosi, che al di là di quelle che sono le caratteristiche cliniche che ci possono orientare, ricordiamo che ha sempre come gold standard la biopsia cutanea e quindi l'esame istopatologico. Sebbene non sia chiara l'associazione che vi sia tra mucinosi cutanea e coinvolgimento articolare, il caso da noi descritto, risulta, a mio avviso, peculiare, in quanto la sintomatologia articolare è stata riportata in letteratura in associazione ad altre forme di mucinosi cutanea, come ad esempio quella ad andamento autorisolutivo.
Al momento attuale, non essendo disponibili dei marker prognostici e delle terapie specifiche, è raccomandabile un follow-up a lungo termine del paziente che preveda, soprattutto in quelle forme dove vi è anche un coinvolgimento sistemico, un approccio integrato e multispecialistico. E infine, il messaggio che voglio lasciarvi con questo caso clinico è che nella valutazione clinica del bambino, qualunque sia il motivo della visita, non dimentichiamo mai di osservare bene la cute. Grazie. Adesso passo la parola a Gianluca Piccolo, il dottor Piccolo, che presenterà il prossimo caso clinico. Buonasera. Condivido la schermata. Allora, io vi presento un caso scritto a quattro mani, descritto insieme con la collega, la dottoressa Serena Giglio. Vi presento Mattia. Mattia lo conosciamo in pronto soccorso, dove giunge per un secondo episodio di otite media effusiva associato a poliuria e polidipsia. Il paziente viene quindi ricoverato e sottoposto a test dell'assetamento e la desmopressina, i cui risultati portano a una diagnosi iniziale di diabete insipido. Ora, sembrerebbe un caso tipico di un reparto di endocrinologia, ma in realtà la componente cutanea anche in questo caso c'è ed è molto importante. Andando ad analizzare il capo del bambino a 2 anni, vediamo la presenza di queste lesioni. In anamnesi patologica remota, il bambino era già stato valutato a 6 mesi di vita, quindi 1 anno e mezzo prima, per una sospetta dermatite seborroica al capo e trattato con antimicotico e olio di mandorle, senza però beneficio. Viene quindi rivalutato in corso del presente ricovero e emergono questi elementi papulo-emorragici simili a una desquamazione con seborrea e questa volta viene indicata l'effettuazione di una biopsia cutanea tipo punch. In attesa del risultato istologico si esegue una risonanza magnetica dell'encefalo. Come vedete indicato in figura, quello che si riscontra è un ispessimento del peduncolo ipofisario con l'assenza del fisiologico bright spot neuroipofisario, quindi un processo infiltrativo a livello dell'ipofisi. All'esame istologico cosa si riscontra? Un'area di ulcerazione centrale dell'epidermide con un'escara sovrastante, la presenza di cellule con grandi nuclei di aspetto reniforme, un infiltrato a componente prevalentemente eosinofila e risolutiva risulta essere l'immunoistochimica che ci permette di fare diagnosi. Riscontriamo infatti una positività per l'angherina nell'immagine di sinistra in basso e per il CD1A che ci permette di fare diagnosi di istiocitosi a cellule di Langerhans. Che cos'è l'istiocitosi a cellule di Langerhans? È una patologia caratterizzata da una incontrollata proliferazione di monociti macrofagi e conseguente infiltrazione multiorgano. La presentazione clinica è molto variabile e ugualmente rappresentata in ambo i sessi. Quello che ci interessa è che è una patologia di insorgenza tipica in età pediatrica con un picco tra gli 1 e i 4 anni. Conosciuta in passato come istiocitosi X, un termine che includeva le denominazioni che vi ho elencato a sinistra, al momento la classificazione prevede una differenziazione in forma monosistemica e multisistemica e nell'ambito della monosistemica una forma localizzata presente in un singolo sito e una forma diffusa. Una forma monosistemica diffusa in un paziente sopra i 18 mesi va considerata multisistemica fino a prova contraria. Quali sono le sedi più frequenti di istiocitosi a cellule di Langerhans? Le ossa sono quelle più colpite, spesso una localizzazione unifocale che può riguardare la mastoide determinando otite e il nostro paziente giungeva in pronto soccorso anche per un'otite ricorrente e la teca cranica dove si può manifestare una massa morbida rilevata. La cute può essere coinvolta in oltre la metà dei casi e nelle forme congenite con localizzazione cutanea presente fin dalla nascita possiamo avere una forma definita sindrome di Hashimoto-Prinzker, linfonodi e sistema nervoso centrale, dove può determinare disturbi endocrini e nel lungo periodo una sindrome neurodegenerativa progressiva. Abbiamo poi le sedi che permettono di definire la patologia ad alto rischio, ossia il midollo, il fegato, dove si può determinare una colangite sclerosante che può portare alla necessità di trapianto, milza, tratto gastrointestinale, mentre negli adolescenti con abitudine tabagica anche a livello polmonare. Qui vedete la tipica localizzazione a livello della teca cranica, a un RX e a una risonanza magnetica.
In un quinto dei casi vi è un coinvolgimento anche dell'osso temporale, che in un terzo dei casi può essere bilaterale e può presentarsi quindi come otite media effusiva a membrana timpanica spesso integra. Ancora altri esempi di coinvolgimento osseo: qui abbiamo un crash vertebrale e i dischi intervertebrali risultano essere preservati, e qui invece una infiltrazione a livello mandibolare con perdita anche degli elementi dentari. La manifestazione cutanea, anch'essa molto frequente, è simile appunto a una dermatite seborroica quando si presenta a livello del cuoio capelluto, ma può manifestarsi anche in altre sedi, in regione retroauricolare, al perineo, alle ascelle, e va messa in diagnosi differenziale oltre che con una dermatite, anche con un mollusco contagioso, con la scabbia di cui però non ha il prurito, la pityriasi lichenoide o anche la psoriasi guttata. Per la diagnosi, quindi, quando dobbiamo insospettirci? Se abbiamo un bambino più piccolo di un anno, un lattante, o un bambino sopra gli 8 anni con dermatite seborroica, quindi siamo fuori dalla età tipica di insorgenza della dermatite seborroica. Quando questo presenta otiti ricorrenti con effusione e tampone auricolare negativo, o presenta un'insorgenza di poliuria o polidipsia. La diagnosi di certezza è tramite immunoistochimica con la positività al CD1A e al CD207, cioè la langherina, quella che porta alla formazione dei granuli di Birbeck. Come può essere studiato un paziente con esteocitosi acellulare di Langerhans? La radiografia permette di evidenziare le lesioni osteolitiche, l'ecografia, la presenza di infiltrazioni viscerali. Questa è un'elastosonografia, una metodica che permette di darci maggiori informazioni sulla durezza e compattezza dell'osso coinvolto. Abbiamo poi metodiche di risonanza magnetica e la PET-TAC che permette di individuare ulteriori focolai in tutto quanto il corpo. Dal punto di vista terapeutico, se abbiamo una lesione ossea litica sotto i 2 centimetri, è sufficiente il curettaggio chirurgico. Se maggiore, invece, si associa a questo un'infiltrazione in situ di steroide. In caso di coinvolgimento di organi ad alto rischio del sistema nervoso centrale, è necessaria la chemioterapia. E poi, in caso di presenza di deficit ormonali, questi andranno opportunamente corretti. Le forme unifocali tendono ad andare incontro a una remissione spontanea. Le forme multifocali che riguardano le ossa sono caratterizzate da frequenti recidive. Le forme invece multifocali degli organi ad alto rischio hanno una prognosi incerta. Nel complesso, le forme monosistemiche hanno una sopravvivenza complessiva del 90%, ma tutti questi soggetti devono essere sottoposti a un follow-up abbastanza stretto per il maggior rischio di sviluppo di leucemie e di linfomi non Hodgkin. Infine, il diabete insipido, come nel caso del nostro paziente, tende ad essere solitamente irreversibile. Quindi, come è andata a finire la storia di Mattia? Considerato un paziente ad alto rischio, ha avviato una chemioterapia come da protocollo, che consiste in una fase iniziale di 6 settimane, seguita da ulteriori 6 mesi di steroide e vinblastina, e in questo momento è passato un anno dal termine della chemioterapia e all'ultimo controllo di risonanza magnetica il quadro è risultato stabile, non sono state evidenziate recidive. Come previsto, il deficit endocrino persiste e quindi il paziente prosegue la terapia specifica. Quindi, cosa ci portiamo a casa con Mattia? Facciamo attenzione a dermatiti seborroiche in età non tipiche, soprattutto quando abbiamo la triade in cui si associano ad otite effusiva ricorrente e poliuria polidipsia. La diagnosi però richiede una biopsia, una diagnosi istologica e nel caso in cui abbiamo una forma congenita, quella di Hashimoto-Prinzker, o una forma monosistemica focale, possiamo tirare un sospiro di sollievo perché il decorso, nella stragrande maggioranza dei casi, sarà benigno. Vi ringrazio per l'attenzione. Passo adesso la parola al dottor Ocella per la sua presentazione. Tutto bene? Sì. Ok. Gianluca.
Ok, grazie Gianluca. Allora io farò vedere dei flash dermatologici perché ci indirizzano rapidamente la diagnosi. Ha già parlato Villizzo delle macchie caffè latte. Le macchie caffè latte indirizzano il sospetto diagnostico quando sono superiore a 6 verso il sospetto diagnostico di neurofibromatosi, che poi può essere confermato sempre dal punto di vista dermatologico dalla comparsa successiva di efelidi ascellari, dei neurofibromi, di tutte le manifestazioni dermatologiche e sistemiche tipiche di questa patologia. Vediamo le macchie opposte, le macchie ipomelanotiche, quando sono maggiori di 3, diametro maggiore di 5 mm, presenti alla nascita o che compaiono anche successivamente, queste possono porre, spolgono, devono porre il sospetto della sclerosi tuberosa. Sono chiazze a foglie di quercia e poi dobbiamo valutare, sempre dal punto di vista dermatologico, la comparsa anche delle altre lesioni tipiche, che sono gli angiofibromi facciali, che si possono confondere con le verruche piane o con le lesioni acneiche, le placche cefaliche, le placche a pelle di zigrino e i tipici fibromi periunguali che vengono successivamente. Queste appunto sono tutte stigmate dermatologiche della sclerosi tuberosa. Importante poi, sempre nell'ambito delle sindrome neurocutanee, la nuova definizione della sindrome del nevo melanocitico congenito. È stato visto da autori inglesi dell'ospedale del Great Ormond Hospital che nevi melanocitici congeniti, quindi presenti alla nascita in maggiore di 2, possono essere associati ad anomalie del sistema nervoso centrale. Tanto più queste sono frequenti se i nevi sono più numerosi o di maggiore dimensioni. Possono essere associate anomalie congenite o acquisite, melanocitarie e non melanocitarie, per cui questi autori suggeriscono di eseguire una risonanza magnetica con contrasto entro i 6 mesi. Vedete, questo è il protocollo diagnostico che loro hanno prodotto. Vedete che quando abbiamo 2 nevi congeniti, cioè presenti già dalla nascita, l'età inferiore di 2 anni, è raccomandato fare la risonanza magnetica. Si possiamo trovare la melanosi intraparenchimale, cioè localizzazione di cellule melanocitarie a livello cerebrale, o ci possono essere anche altre patologie, per cui sono pazienti che vanno seguiti sia dal punto di vista neurologico sia dal punto di vista multidisciplinare, quindi pediatra, dermatologo, neurologo, neurochirurgo, neuroradiologo. Questa è una novità abbastanza, importante. Altre sindrome neurocutanee, per esempio la sindrome di Sturge-Weber, la macchia rossa, il porto Weinstein, non è sempre solo un problema estetico, ma quando ha determinate localizzazioni, come quella cerchiata, può essere il segnale della sindrome di Sturge-Weber, cioè la malformazione vascolare capillare del volto può essere associata a malformazioni a livello angiomatose, a livello delle leptomeningi, come pure a livello della coroide dei tessuti oculari. È importante sottolineare appunto quando questo porto Weinstein comprende la zona al di sopra di una linea che parte dal canto interno dell'occhio e raggiunge appunto l'attaccatura dell'orecchio, includendo la palpebra superiore. Quindi quando abbiamo lesioni qua al di sopra dobbiamo sempre sospettare questa sindrome, ed è importante diagnosticarla precocemente, proprio per andare a impedire, se abbiamo le localizzazioni a livello cerebrale, ci possono essere oltre che ritardo mentale, fenomeni epilettici, eccetera. E poi sono importanti e precoci le malformazioni e le conseguenze cliniche a livello dell'occhio, con la formazione, se non vengono diagnosticate, con la comparsa di glaucomi, di stacco della retina fino a perdere la vista. Per questo motivo abbiamo elaborato un percorso, anche questo per la Sturge-Weber, un percorso diagnostico proprio per valutare i pazienti che si presentano con queste macchie. Il concetto è quello di
entro i sei mesi di fare la valutazione neurologica, di fare una valutazione con risonanza magnetica entro i sei mesi possibilmente, e poi fare nei primi mesi, nel primo anno di vita, controlli oculistici serrati proprio per individuare precocemente eventuali sintomatologie oculistiche. Altra patologia che dobbiamo considerare con attenzione sono gli emangiomi. Gli emangiomi possono essere problematici per gli organi, per la vita, quando sono in determinate sedi. Qua raccomandiamo di prestare attenzione agli emangiomi anche di piccole dimensioni, ma quando sono in numero superiore a 5 è importante eseguire una ecografia addominale, perché nel 16% dei casi ci possono essere emangiomi epatici, che molto spesso sono silenti clinicamente, ma a volte possono essere, se di grosse dimensioni, associate a scompenso cardiaco, ipotiroidismo. Altre lesioni che devono essere valutate con molta attenzione sono gli emangiomi segmentari del volto, e non solo. Devono essere valutati con attenzione sia dal punto di vista clinico sia dal punto di vista strumentale con l'angiorisonanza, perché possono essere l'espressione cutanea della sindrome FACE, ad esempio. FACE è un acronimo che unisce e indica malformazioni della fossa posteriore cerebrale, l'emangioma, anomalie arteriose dell'arco aortico, difetti cardiaci, anomalie oculari, difetti scheletrici, e oltre a queste ce ne sono tante altre. Quindi bisogna prestare estrema attenzione a questi emangiomi segmentari. Altrettanto importanti sono gli emangiomi segmentari della linea mediana, lombosacrali. Tutte le formazioni, tutte le macchie dall'emangioma al porto Weinstein che si trovano in queste sedi sono denominati anche lesioni sentinella, perché possono essere anche queste espressione dermatologica, spia, sentinella di diversi quadri sindromici denominati con questi acronimi pelvis, lumbar, sacras, dove abbiamo, oltre al segno dermatologico, alterazioni urogenitali dell'apparato gastroenterico, alterazioni della colonna, spina bifida, mielomeningocele e così via. Anche in questi casi precocemente è opportuno fare la risonanza magnetica con mezzo di contrasto per una valutazione precisa. Ne ha parlato già in parte il dottor Viglizzo. Vediamo queste patologie, lesioni frequenti che si vedono nell'ambulatorio di dermatologia praticamente tutti i giorni. Abbiamo le discromie, per esempio questa è dovuta alla pityriasi versicolor, la patologia da lieviti molto frequente che si ha nel 10% della popolazione, che si vede già nell'età dei ragazzini 12, 13, 14 anni. Queste macchie acromiche invece vanno riferite alla vitiligine perinevica, o cosiddetto nevo di Sutton, che si vede anche questo frequentemente senza problematiche particolari in età adolescenziale. Ad un certo punto, attorno a un neo, compaiono delle macchiette, compare un alone bianco che molto spesso porta alla scomparsa del neo, praticamente come se fosse un mini rigetto d'organo, che appunto sono lesioni che penso che tutti i pediatri vedano abbastanza spesso. Poi abbiamo le discromie post-infiammatorie, per esempio dove abbiamo fatti infiammatori continui, recidivanti, la pelle, come vedete in questi cavi poplitei, tende a produrre meno melanina. D'estate le madri le notano, perché al sole queste zone qua non si abbronzano, si preoccupano pensando ai funghi e via dicendo. E stesso discorso per quanto riguarda la pityriasi alba. Poi ci sono discromie post-infiammatorie più importanti, per esempio patologie tipo la psoriasi guttata ed altre guariscono con queste lesioni discromiche, ipocromiche. Quando noi abbiamo questo tipo di lesione non è sempre facile risalire alla patologia iniziale,
perché voi vedete, questa è la psoriasi guttata all'esordio nella sua evoluzione e come guarisce. La psoriasi guttata è quella che compare molto spesso dopo faringiti o soprattutto anitidi streptococciche, che si risolve nel giro di 3-4 mesi con questi esiti acromici. Però non è sempre difficile distinguerla. Per esempio, qui vedete numerose discromie ipocromiche simili a quelle precedenti, però qua l'esito sono l'esito finale di un processo infiammatorio che non è dovuto in questo caso alla psoriasi, ma alla pityriasi lichenoide cronica, che è una, questa è una eruzione di origine sconosciuta, ondate successive di papule rosso-brunastre ricoperte da squame che tendono a risolversi in un periodo variabile con queste discromie e che si pone appunto in diagnosi differenziale con la pityriasi rosa e con la psoriasi guttata. Cos'è che ci può aiutare nella diagnosi? Per quanto riguarda la psoriasi, andare a ricercare altri tipi di lesioni minime a livello del cuoio capelluto, a livello delle unghie e criteri anamnestici. Questo parliamo adesso di macchie invece che di macchie chiare, di discromie chiare, di ipocromiche, parliamo di discromie ipercromiche. Questo è un bambino che si è presentato ai nostri ambulatori con queste macchie brunastre a livello del viso, a livello delle gambe, a livello del tronco, a livello delle mani. Questa era la sua mamma con queste striature sempre brunastre sulle cosce. Cos'era successo? Nei giorni precedenti, in una giornata estiva, la famigliola prendeva un aperitivo al mare, il bimbo giocava con una coppa in cui la madre aveva preso appunto un aperitivo a base di lime, aveva tentato di bere, si era portata la coppa presso la bocca, poi aveva toccato questo liquido, se l'era sparso da tutte le parti, aveva toccato le cosce della mamma che era in quel momento in costume. Il giorno successivo in queste sedi sono comparse delle lesioni eritematose che poi sono evolute nel giro di qualche giorno in chiazze pigmentarie come l'abbiamo viste noi. Queste sono l'espressione più tipica delle fitofotodermatiti, che sono anche queste patologie relativamente frequenti dovute ad agenti fototossici di origine vegetale come quelli, le furocomarine, che sono contenute nel lime, nel limone, nel bergamotto e non solo, nel fico. Molto spesso il fico dà di questi problemi, le ranuncolacee, la varantacee, la ruta molto spesso lo dà. L'eruzione si scatena dopo esposizione al sole per una reazione fototossica, compaiono lesioni eritematobollose che ricalcolano lo sgocciolamento della sostanza che è stata applicata sulla cute e residuano queste iperpigmentazioni persistenti. Vediamo altri casi in tema di appunto di fotosensibilità. Facciamo vedere le tipiche manifestazioni di fotosensibilità e le tipiche manifestazioni del lupus nelle forme più infiammatorie come queste che vedete sul viso, l'eritema malare a livello delle mani e poi le lesioni più tipiche del lupus discoide, che sono sempre lesioni bilaterali infiltrate sul viso. Queste sono manifestazioni che dal punto di vista dermatologico devono porre il sospetto di questa patologia. Un altro quadro importante sono le manifestazioni dermatologiche che pongono il sospetto insieme ai segni clinici di un'altra importante patologia reumatica, che è la dermatomiosite, l'eritema eliotropio, il segno di Gottron, cioè quelle macule teleangiectasiche rossastre che si vedono sui gomiti, e poi molto importante sono le papule di Gottron, che sono veramente tipiche, anche queste devono essere diagnosticate in maniera precisa, possono confondersi per esempio con le placche psoriasiche. Poi altre lesioni tipiche sono le telangiectasie palpebrali, periunguali, mucose, nelle forme più avanzate le calcificazioni.
Quindi quando noi vediamo questi tipi di lesioni e poi abbiamo anche un bambino che ha stanchezza, ha difficoltà nei movimenti, pensare subito a questa patologia. Un'altra malattia reumatica che si presenta con lesioni di placche sono appunto la sclerodermia, la morfea nelle sue varie forme. Nella fase iniziale abbiamo delle placche che sono nettamente infiammatorie con bordo periferico liliaceo rilevato, poi queste lesioni tendono, il processo infiammatorio evolve verso una fase di sclerotropia dove la pelle diventa discromica, ipocromica e nello stesso tempo ipercromica, come qua vedete. La pelle perde i suoi annessi, perde consistenza, diventa quasi permanganacea, pergamenacea, diciamo. Analogo, questo è un altro quadro da riconoscere, è il lichen sclerotrofico, perché molto spesso nelle fasi iniziali sfugge alla diagnosi. È una patologia infiammatoria che interessa più frequentemente la regione genitale, molto più spesso nel sesso femminile. Diciamo che la DIA è una patologia infida perché nei primi tempi si confonde con l'eczema, con la dermatite, con le dermatite da pannolino, con delle semplici irritazioni, poi la dermatite va avanti e si ha dopo la fase infiammatoria il processo scleroatrofico che porta alla formazione di queste zone di pelle biancastra atrofica, e è importante diagnosticarla precocemente perché non è come si pensava una volta, che questa sia una patologia che si risolve nell'infanzia e nell'adolescenza, ma può persistere nell'età adulta. Se non viene curata, individuata e curata precocemente e nella maniera opportuna, poi può portare a distruzione degli annessi, del clitoride, portare a sinfisi, cioè creare un sacco di problemi. Quindi è importante diagnosticare e trattarla precocemente. Analogamente nel maschio si possono avere le situazioni di molto, molto, molto meno frequenti che possono portare per la sclerosi a situazioni di pseudofimosi. Molto spesso vediamo pazienti trattati dai chirurghi per fimosi, poi loro mandano il pezzo ad analizzare e la diagnosi istologica è proprio quella di lichen sclerotrofico. Quindi anche qua è importante riconoscerle precocemente. Vediamo adesso le chiazze, parliamo di nuovo un'altra patologia frequente, sono le chiazze alopeciche. Le chiazze alopeciche sono tante, però le problematiche appunto sono completamente diverse, sembrano tutte uguali, ma poi in pratica sono completamente diverse l'una dall'altra. Abbiamo le tigne che si presentano, le tigne, cioè le micosi, le dermatofizie dovute ai dermatofiti, problematica infettiva, si presentano come chiazze rotondeggianti, prive di capelli. Se noi le andiamo a guardare con attenzione, vediamo che sono tutte puntinate, tutte piene di puntini neri. I puntini neri non sono altro che i capelli parassitati dal micete che subito dopo l'osteo follicolare si spezzano. Sono patologie che devono essere riconosciute precocemente e diagnosticate. Devono essere differenziate dall'alopecia areata. L'alopecia areata è una patologia temibile del cuoio capelluto perché può essere caratterizzata da piccole chiazze o anche da estensione delle stesse a tutto il cuoio capelluto. Si presenta come chiazze che all'inizio sono completamente lisce, che tendono ad estendersi in maniera centrifuga con perdita dei capelli in fase attiva alla minima trazione sui bordi della chiazza. L'alopecia areata deve essere distinta dalla pseudoalopecia dovuta alla tricotillomania. Nella tricotillomania è una patologia autoprovocata dal bambino che per problemi suoi si tira continuamente i capelli in una determinata zona, e questa la riconosciamo perché abbiamo in queste zone di pseudoalopecia dei capelli spezzati a diversa altezza. Quadri similari ma senza capelli spezzati sono le alopecie post radiazione, post chemioterapia.
Un altro tipo di alopecia presente dalla nascita è l'alopecia dovuta da aplasia cutis, cioè un'alopecia praticamente cicatriziale perché manca un pezzo di cuoio capelluto dalla nascita e si ha una guarigione per seconda intenzione con queste chiazze cicatriziali prive di capelli. Poi altre pseudalopecie congenite sono i conosciuti nevi sebacei che si trovano molto spesso sul cuoio capelluto. Un quadro particolare che va riconosciuto di alopecia congenita è l'alopecia triangolare congenita. L'alopecia triangolare congenita è una forma di alopecia di forma triangolare presente già dalla nascita, che tale era, tale è e tale sarà nelle regioni temporali e che deve essere distinta appunto dall'alopecia areata vera e propria che compare. Non è presente alla nascita, compare successivamente che si può estendere. La tinea capitis, dicevo prima, che deve essere diagnosticata precocemente, è diagnosticata e curata nella maniera appropriata. Quando abbiamo una tinea sul cuoio capelluto è sempre indispensabile fare una terapia sistemica con gli antibiotici specifici, la grisofulvina, la terbinafina per quanto riguarda l'età pediatrica. Se questa patologia non viene diagnosticata precocemente o il trattamento è incongruo, abbiamo la possibile evoluzione suppurativa con la formazione del cosiddetto carion, cioè delle placche puruloidi nelle quali il processo infiammatorio distrugge in maniera permanente i follicoli peliferi, per cui possono rimanere importanti esiti cicatriziali permanenti come in queste due sorelline. Tutte le aree che vedete qua biancastre sono zone in cui i capelli non crescono più perché sono stati distrutti dal processo cicatriziale. Altri due quadri che vi faccio vedere per curiosità, ma che possono capitare. Se qua vedete questo tragitto serpiginoso che parte da qua, sembra un serpente, sono le cosiddette infestazioni da larva migrans, di ancilostomi, che sono dei nematodi che entrano nella pelle e hanno questo percorso sinuoso. Si prendono nelle zone tropicali, nel Sud America soprattutto, oppure nelle zone Africa, in Tanzania, Zanzibar, questo qua veniva da Zanzibar, e si prendono soprattutto in occasione di soggiorni di vacanza sulle spiagge, magari sono infestate da cani che loro feci, o altri animali che nelle loro feci hanno questi nematodi. Questa invece è la Leishmania cutanea, che è una patologia molto frequente qui da noi in Liguria, nel primo entroterra. Le zanzare, i papatacci, prendono la Leishmania da animali selvatici, volpi, eccetera, pungono il bambino e compaiono soprattutto molto più spesso sul viso queste piccole papule che tendono a non regredire nel breve e nel medio termine e che appunto sono con questo colorito, sono tipiche della Leishmania. A lungo termine queste tendono a risolversi spontaneamente, anche se noi le trattiamo molto spesso con il glucantin per risolverle più velocemente. Un'altra patologia che va ricordata, queste lesioni eritematose che tendono a ripetersi in episodi successivi sempre negli stessi punti, ci fanno appunto pensare all'eritema fisso da medicamenti, queste manifestazioni cutanee mucose eritematose a tonalità rosso violaceo di forma rotondeggiante che compaiono dopo l'assunzione di un farmaco. È tipica la recidiva nelle stesse sedi e ad ogni somministrazione di quel farmaco può colpire ogni sede cutanea, ma più spesso colpite sono le estremità, i genitali,
e l'area perianale. Possono essere farmaci, i più importanti sono i sulfamidici, gli antinfiammatori non steroidei e a volte anche alimenti. La caratteristica è proprio la ripetitività delle manifestazioni nella stessa sede. Un'altra manifestazione che può essere dermatologica importante, che può essere associata a farmaci, ma soprattutto può essere parainfettiva, è l'eritema polimorfo. Queste lesioni eritematose che hanno l'aspetto a coccarda, a bersaglio, che possono interessare a seconda dell'intensità la cute o le mucose, fanno parte, appunto, si chiama eritema multiforme o eritema polimorfo, estremamente noioso perché a volte continua a recidivare, non è semplice risolverlo. Poi, nell'ambito delle patologie da farmaci, faccio vedere il quadro da farmaci o biotiche, parabiotiche, faccio vedere la necrolisi epidermica tossica, che è la più importante di tutte queste tipi di manifestazioni, cioè il bambino che viene, la cute, il bambino cosiddetto smollentato, la cute è completamente, è come se fosse un grande ustionato con il coinvolgimento di tutta la cute e di tutte le mucose se non vengono ricoverati. In opportuni reparti ci possono essere dei problemi anche quad vitam, il trattamento deve essere tempestivo. Un quadro simile ai precedenti, ma molto meno impegnativo, è la Staphylococcus scalded skin syndrome, dove in questo caso tutte queste bolle sono causate da tossine esfoliative prodotte da alcuni ceppi di stafilococco auro. Può essere per esempio una conseguenza di forme di impetigene. Lo stafilococco auro produce delle tossine che vanno a rompere i ponti intercellulari e portano alla formazione di queste bolle confluenti, che però diciamo è una patologia infinitamente meno impegnativa di quella di quella che abbiamo visto precedentemente, la sindrome, la necrolisi epidermica tossica. Altri quadri dermatologici che possono essere significativi, a volte sono la spia di disturbi, di disturbi anche endocrini, del metabolismo, sono le cheratodermie, certi tipi di cheratodermia palmo-plantare, come in questo caso, associati a distrofie, disturbi oculari, a deficit cognitivo, sono per esempio espressione della tirosinemia oculocutanea di tipo 2, che è una patologia del metabolismo degli aminoacidi, autosomica recessiva dovuto a un deficit di questo enzima che porta al deposito di ingenti quantità di cristalli di tirosina nella cute, a livello corneale, a livello del sistema nervoso centrale, che creano tutte queste problematiche. Adesso non si dovrebbe più vedere, noi ne abbiamo descritto un caso nel 2006, adesso non si dovrebbe più vedere perché vengono fatti gli screening neonatali appunto per le aminoacidopatie. In Liguria così, no? Poi, adesso mi avvio alla conclusione, vi faccio vedere questa lesione, voi vi chiederete perché vi faccio vedere questo nodulo praticamente che è un cheloide spontaneo, venuto spontaneamente dopo una semplice pustola, nel processo di guarigione è evoluto in questa maniera, con questo nodulo duro cheloideo. Questa lesione è molto similare, però le problematiche sono completamente diverse. Questo nodulo comparso in un bambino di 3 mesi, l'abbiamo asportato e la diagnosi è una diagnosi
direi abbastanza impegnativa, perché è un dermatofibrosarcoma protuberans, una lesione neoplastica che ha la problematica che qualche volta può dare metastasi, molto spesso, se non viene tolta con ampi margini, da delle recidive locali. In questo caso lo segnaliamo anche perché a questa età è estremamente raro, riscontrandosi così statisticamente in un caso su 800.000. Questo sta a indicare che anche quando abbiamo lesioni apparentemente banali, dobbiamo sempre fare attenzione perché l'insidia diagnostica è sempre presente. In conclusione, quindi, come avete visto da tutto questo excursus, dai casi che hanno, da ciò che vi ha fatto vedere il dottor Villizio, dai bellissimi casi ancora meglio esposti dalle colleghe pediatri, dai colleghi pediatri, alcune malattie sistemiche possono esordire con i segni cutanei. I segni dermatologici a loro volta possono essere espressione di malattie sistemiche. I pediatri di famiglia sono spesso in prima linea nella valutazione di questi segni, quindi è opportuno che li conoscano, e soprattutto in alcune di queste patologie è importante una collaborazione multidisciplinare per la gestione ottimale di queste patologie. Benissimo, grazie dottor Rocella. Stavo guardando se ci fosse qualche domanda via chat, ma mi sembra di no. E visto che sono già le 18:10, inserisco un attimo io, Michele. Ecco, sì, perfetto, Angelo. Angelo Ravelli, scusate, sono entrato in leggero ritardo per impegni non procrastinabili, ma ho apprezzato moltissimo la presentazione dei colleghi dermatologi e anche dei colleghi specializzanti. È un bellissimo seminario, complimenti, abbiamo imparato moltissimo, ma ci siamo resi conto ancora una volta di quanto sia difficile interpretare le lesioni dermatologiche, per le quali continueremo sempre ad aver bisogno della competenza dei dermatologi del nostro istituto, che ancora una volta hanno dimostrato quanto ricca sia la loro casistica e quanto sofisticata sia la loro capacità professionale di identificare queste lesioni così difficili e anche così simili tra loro in molti casi. Siamo andati un po' oltre i tempi, come ha ricordato Michele. Non so, ci sono domande? Era certamente una presentazione molto descrittiva. Sì, c'è una domanda. C'è una domanda? Dai. Sì. Chiede se i dermatofibromi possono essere anche benigni. Certamente, il dermatofibroma, l'istiocitoma, dermatofibroma è una semplice, è una patologia frequente e benigna che riguarda non tanto l'età pediatrica quanto viene nell'età adulta. Il dermatofibroma semplice si lascia stare. Quello che dà problemi appunto è il dermatofibrosarcoma, che è una cosa diversa, si può avere più frequentemente nell'età adulta, e in quel caso che abbiamo fatto vedere proprio perché è insidiosa la diagnosi ed è estremamente raro, un caso su 800.000, nell'età pediatrica. Questi vanno trattati e asportati con 3 centimetri per lato rispetto alla lesione, quindi con un ampio margine per evitare recidive. Grazie mille, Corrado. Grazie ad Angelo per questi bellissimi corsi e per le belle parole che ha avuto per noi dermatologi, e complimenti per i suoi specializzanti, che sono veramente bravi e rivelano le capacità del loro maestro. Troppo buono, Corrado, troppo buono. Davvero complimenti a te, a Villizio, a tutti i tuoi collaboratori. Se non mi dispiace, nel frattempo faccio partire il test, ok? Eccoci, c'è però un'altra domanda, mi sembra di aver visto.
oltre ai complimenti di Elisabetta Lampugnani, chiedere le terapie dell'alopecia totale. Quella domanda è difficile. Della? Per il dottor Biglizzo, immagino. Scusa, per il dottor Occella, chiedo scusa. Corrado, questa è per te. Terapia dell'alopecia totale, difficile. La terapia dell'alopecia totale è una patologia estremamente difficile. Quando noi abbiamo un'alopecia totale consolidata, diciamo che onestamente ad oggi non ci sono terapie efficaci, se non quella poi di convincere il paziente a portare delle protesi, eccetera. Se l'alopecia totale è recente, si possono fare dei tentativi o con gli immunosoppressori, con gli steroidi, oppure con gli immunostimolanti a livello locale, con l'acido ascorbico, eccetera. E poi promettenti sono alcune terapie biologiche, con farmaci biologici, però queste sono ancora da verificarsi. Comunque è una patologia estremamente difficile. È meglio non averci a che fare, o perlomeno cercare in modo più facile gestire le alopecie areate localizzate. Ok, c'è un'altra domanda. Anzi, due. Ah, ecco. Ah, perché c'è il Q&A, sì. Sì. Allora, la domanda posso porre io. Fiorella Di Dia chiede: per sospetto di neurofibromatosi inviamo al dermatologo se più di 6 chiazze o maggiore di 5 centimetri? E maggiore di 5 centimetri? Certamente, sì. A parte il fatto che adesso al Gaslini abbiamo un centro ad hoc per la neurofibromatosi, dove mi pare lavori anche il dottor Piccolo attualmente. Sì, esattamente, dottor Cella. Se da 6 chiazze in poi, maggiore di 5 mm nel prepubere, sicuramente, e c'è il centro per la neurofibromatosi che fa capo al reparto di malattie neuromuscolari, e trovate poi tutti gli indirizzi necessari sul sito del Gaslini. Ah sì, è una competenza storica del Gaslini che certamente portiamo avanti molto bene. Allora, ancora una domanda sempre per il dottor Occella. Fiorella Di Dia chiede: in caso di alopecia areata ha senso eseguire esami ematochimici? Corrado. Dove? Nel? In caso di alopecia areata ha senso eseguire degli esami di laboratorio? Ma guarda, dal punto di vista pratico, nella grandissima maggioranza di casi, tutti gli esami di laboratorio non danno variazioni significative o variazioni che siano importanti per la terapia. Qualche volta riscontriamo problematiche, siccome l'alopecia areata è una patologia autoimmune, qualche volta evidenziamo un ipotiroidismo, però gli esami non servono per la gestione terapeutica di queste patologie. Facciamo, a volte vengono fatti 30.000 esami dalla A alla Z, dalla Z alla A, e la situazione dal punto di vista clinico è normale in riferimento all'alopecia. Ok, Angelo, scusa. Sì, direi che la tarda ora, io apro il sondaggio in questo momento. Direi che sì, abbiamo sforato di un quarto d'ora, ma ne è valsa, direi, la pena. Assolutamente sì. Io adesso apriamo il sondaggio. Io intanto, prima di chiudere il seminario di oggi, ricordo che abbiamo il